All'inizio del XIX secolo, il West era una regione inesplorata e selvaggia, una terra sconfinata di grande fascino e mistero che solo i più intrepidi esploratori decisero di attraversare. Nel 1804, il presidente Jefferson organizzò la spedizione dei capitani Lewis e Clark, che per primi raggiunsero le coste del Pacifico. Ma perfino il loro epico viaggio non fece altro che scalfire il mistero che ancora aleggiava intorno a questi sconfinati territori. Fu così che la frontiera americana produsse una delle figure più pittoresche ed avventurose della sua storia, i Mountain Men. Liberi di vagare in territori inesplorati, abili cacciatori di pelli, uomini abituati a sopportare il freddo e la fame e sottoposti a tutti i rischi di una natura ancora selvaggia, i Mountain Men, più di ogni altro, impersonificarono lo spirito di avventura e di libertà americano. Furono loro a tracciare le vie del West, a esplorare le terre sconfinate che si aprivano oltre il Missouri, a scoprire cosa si celava oltre i confini della civiltà. Ciò che diede il via a questa grande avventura fu lo scatenarsi della grande caccia ai castori. Per quasi 200 anni erano stati i francesi e gli inglesi, con la potente Compagnia della Baia di Hudson, a detenere il monopolio del commercio delle pelli. D'altra parte, in quel periodo gli americani erano ancora impegnati nella costruzione della loro nazione e nello sviluppo dell'agricoltura. Intorno agli anni 30, la richiesta di pelli di castoro subì un forte incremento per il sorgere in Europa di una nuova moda, il cilindro di castoro. Anche gli americani pensarono quindi di sfruttare l'immensa ricchezza costituita dai castori che popolavano i fiumi e i torrenti descritti da Lewis e Clark nella loro spedizione. Il primo ad intraprendere questa attività fu Manuel Lisa, un commerciante di St. Louis che fondò a questo scopo la Compagnia delle Pellicce del Missouri. Nella partita delle pelli di castoro si inserirono presto anche i cacciatori liberi o Mountain Men. La loro vita era solitaria, difficile e irta di pericoli, ma offriva buone opportunità di guadagno e inoltre la possibilità di vagare in territori inesplorati al di là di ogni legge o regola dettata dalla vita sociale. Frequenti erano le lotte corpo a corpo con le fiere o i casi di morte per freddo e fame. Abilità e coraggio erano le qualità indispensabili per sopravvivere in queste regioni selvagge. L'artrite, anche in giovane età, colpiva questi intrepidi montanari, costretti a un continuo girovagare nel freddo e nella neve. Essi erano soli ad affrontare il loro destino, senza medici o persone che li potessero aiutare nel momento del bisogno. Una cosa era certa: tutti coloro che sopravvivevano a questa prova diventavano uomini forti, tenaci, imbattibili. L'arma generalmente usata dai montanari era il fucile Hawkins calibro 40 o 60. Una difesa necessaria per sopravvivere in quell'ambiente primitivo. I montanari erano liberi di intrappolare o di abbattere con il fucile ogni specie animale. In genere le trappole venivano poste in un fiume o in un laghetto di montagna e coperte con della vegetazione. Molti animali che venivano presi in trappola morivano annegati. Alcuni riuscivano però a scappare, rimettendoci la zampa imprigionata. Vi era poi il pericolo degli indiani. Quelle regioni, infatti, erano i loro territori di caccia e non tutti accettavano di dividerli con i bianchi. In realtà, vivendo a stretto contatto con gli indiani e apprezzandone le doti di coraggio e di lealtà, molti Mountain Men divennero loro amici autentici. Alcuni adottarono perfino il loro modo di vita, come ad esempio Jim Beckworth, che ebbe diverse mogli indiane e divenne perfino un capo guerriero nella tribù dei Crow.
Era in realtà una prassi comune per i trapper quella di prendersi in moglie delle ragazze indiane che venivano cedute dalla tribù in cambio di un prezzo concordato. Un certo George Catlin scrisse nel 1832: «Le loro donne sono belle e modeste. Se desiderassi prenderne una in moglie, ciò mi costerebbe semplicemente l'equivalente di 2 cavalli, un fucile con munizioni per un anno, 2 chili di perline e 9 litri di whisky». Uno dei momenti più importanti dell'anno era l'incontro annuale dei trapper ideato da William Ashley per la sua compagnia delle pellicce delle montagne rocciose. Veniva in genere fissato in estate, il periodo meno propizio per la caccia. Centinaia di mountain men si radunavano in luoghi concordati. Qui i rappresentanti delle diverse compagnie acquistavano la fornitura annuale di pelli e a loro volta rifornivano i trapper con le provviste per l'inverno. Di fatto, il potere delle compagnie era decisamente superiore a quello dei trapper, che spesso si vedevano costretti ad accettare le condizioni imposte senza possibilità di trattativa. Le corse di cavalli, le gare di tiro, gli incontri di lotta erano i divertimenti preferiti durante questi ritrovi, mentre intere fortune venivano giocate alle carte o spese per il whisky. Il principale merito che va riconosciuto ai trapper fu quello di aver tracciato ai pionieri le vie del West. Furono loro, infatti, ad attraversare per primi le montagne rocciose e ad esplorare l'immenso territorio americano ancora sconosciuto. La loro esperienza e le loro conoscenze sono alla base della grande epopea del West. John Coulter può essere considerato il prototipo del mountain man. A piedi, egli attraversò le zone più remote e selvagge del West. Secondo le cronache, fu il primo bianco a sopravvivere ad una simile avventura. Coulter aveva fatto esperienza partecipando alla spedizione di Lewis e Clark del 1804. Nell'inverno del 1807, egli intraprese un viaggio solitario attraverso gli attuali stati del Wyoming, Montana e Idaho. Fu un'avventura straordinaria, forse la più importante spedizione solitaria nella storia del West. Coulter giunse alle sorgenti del fiume Snake e del Colorado, aprì lo Union Pass sulle montagne rocciose. Fu il primo bianco a scoprire la maestà e il fascino delle montagne del Grand Teton. Ma ciò che più lo colpì fu Yellowstone. Per molti anni nessuno credette a quanto Coulter aveva visto. I miscredenti soprannominarono ironicamente questa misteriosa terra di geyser l'inferno di Coulter. Anche un altro trapper di nome Jim Bridger subì lo stesso destino quando annunciò di aver scoperto un gigantesco lago salato nella regione delle Montagne Rocciose. Si trattava invero del Salt Lake, ma nessuno credette alle parole di Jim Bridger, conosciuto in tutto il West per i suoi racconti millantatori. Senza dubbio, il meno glorificato tra i mountain men fu Joseph Walker. Walker sarebbe potuto diventare il più grande scout nella storia del West, ma per qualche ragione il suo nome non diventò mai leggendario. Egli tracciò la più importante pista per la California attraverso la Sierra Nevada e contribuì a rendere percorribile la pista Santa Fe. Originario del Tennessee, Walker fu prima uno sceriffo nel Missouri, quindi un commerciante lungo la pista Santa Fe e infine un mountain man. Le sue qualità di leader e il suo innato intuito lo portarono ad esplorare regioni di epica bellezza. Era un uomo robusto, alto 1,80 m, capace di superare gli ostacoli e le avversità di una vita così difficile e pericolosa. Portava i capelli lunghi come gli indiani, di cui capiva e condivideva il modo di vita. Con i suoi uomini era affabile ma deciso. Nel suo gruppo regnava infatti una ferrea disciplina, caratteristica indispensabile per sopravvivere alle avversità dell'ambiente. Walker aveva inoltre una predisposizione naturale per l'avventura.
Ma la spedizione che procurò in lui le più forti emozioni fu senza dubbio quella che lo condusse nel cuore della California. Walker e i suoi uomini furono i primi bianchi ad entrare nella valle dello Yosemite e ad ammirarne la stupenda bellezza. Le rocce erano alte più di 300 metri. Piccole cascate e ruscelli creavano un ambiente mozzafiato. Qui, disse Walker, si era avverato il sogno della sua vita. Un altro trapper che merita di essere ricordato fu Jedediah Smith. Nel 1825 egli stabilì un primato collezionando 668 pelli di castoro in un anno. A differenza degli altri trapper, Smith era un uomo profondamente religioso. Si diceva che tenesse il fucile in una mano e la Bibbia nell'altra. Egli aveva il dono di scoprire nuove terre. Fu il primo ad attraversare le montagne rocciose e a giungere in California. Il primo ad esplorare le montagne della Sierra Nevada. A lui si deve l'apertura della pista attraverso il deserto Mojave. Fu la più dura prova che Smith e i suoi uomini dovettero affrontare. Gli sbalzi della temperatura tra il giorno e la notte, la mancanza di cibo, la scarsità dell'acqua, misero a dura prova questi uomini temprati ad una vita dura e piena di fatiche. Alla fine, grazie alla tenacia e all'abilità di Smith, essi riuscirono a compiere anche questa impresa e a giungere in California. Smith morì a soli 32 anni durante un attacco indiano. Molti ritengono che nessuno esplorò mai così tanti territori quanto lui nella sua breve vita. A lui, più di ogni altro, spetta il primato di avere aperto la strada del West. Una figura controversa fu quella del maggiore Fremont. Bello, intelligente, ambizioso, egli fu anche un intrepido esploratore e un abile scrittore. Le sue spedizioni contribuirono ad aprire la pista che sarebbe divenuta nota come l'Oregon Trail. Egli inoltre esplorò il Great Basin, il Salt Lake, e indicò le vie invernali attraverso la Sierra Nevada. A differenza degli altri esploratori, però, le sue spedizioni erano spesso finanziate dal governo. Egli pubblicò numerose relazioni sui suoi viaggi. Le sue mappe e le sue descrizioni si sarebbero rivelate indispensabili per l'avanzata dei coloni. Grazie alla sua abilità di narratore, egli seppe accendere la fantasia dei cittadini americani con racconti romantici e ricchi di avventure. L'immagine della frontiera da lui trasmessa durante gli anni 40 provocò una migrazione verso il West pari a quella della corsa all'oro. Egli si fece anche molta pubblicità ed esaltò le sue doti di guida ed esploratore. Figlio illegittimo di una influente famiglia della Virginia, Fremont era infatti ben deciso a fare carriera politica. Una delle sue mosse vincenti fu quella di assumere Kit Carson come capoguida in molte sue spedizioni. I denigratori di Fremont sostengono che fu Carson in realtà l'unico vero esploratore. Quale che sia la realtà, i due formarono una coppia insostituibile. Carson conosceva bene le regioni del West e gli indiani che le abitavano. La sua fama e le sue imprese erano già diventate leggenda anche prima che si unisse a Fremont. In molte occasioni fu proprio Kit Carson a salvare la spedizione di Fremont. Questi lo ricambiò facendolo figurare come l'eroe principale in tutti i suoi racconti e accrescendone così notevolmente la fama. Di lui scriveva ad esempio Fremont: «Cavalca con destrezza e senza sella un cavallo di razza, alla maniera degli indiani. Kit Carson è uno dei migliori cavalieri che io abbia mai visto». In realtà Carson non era il perfetto prototipo di Mountain Man. Era piccolo di statura, coi capelli rossi, tranquillo e riservato. Ma la sua fama fu ben meritata. Infatti, nonostante la sua calma esteriore, egli possedeva più coraggio e abilità di chiunque altro. Per un certo periodo, sia Fremont che Kit Carson furono considerati eroi nazionali.
ma in seguito Fremont compì una serie di imprese disastrose che intaccarono la sua immagine. Famosa è la fallimentare spedizione del 1848 attraverso le montagne di San Juan in Colorado. Senza l'aiuto di Carson, in pieno inverno, Fremont si imbarcò in un'impresa impossibile. L'unica guida che accettò di seguirlo in quella che a tutti gli effetti era un'impresa senza speranza fu il vecchio Bill Williams, che all'epoca aveva 62 anni. Rimasero intrappolati in tormente di neve con temperature di 20 gradi sotto zero. Il topografo della spedizione, Charles Bruce, riportò nel suo diario di viaggio le difficili condizioni in cui si trovava il gruppo. I piedi, le mani e le orecchie di molti sono congelati. Alcuni si buttano a terra e rifiutano di proseguire. Molti animali sono già morti. La situazione divenne così disperata che Fremont autorizzò il gruppo a dividersi. La sorte peggiore toccò agli uomini guidati da Henry King. Essi furono costretti a mangiare le loro stesse scarpe e perfino le custodie dei fucili. Fu tutto inutile. Lo stesso King non riuscì a sopravvivere. Alla fine si ridussero a mangiare i cadaveri dei loro compagni. Anche 10 fra gli uomini di Fremont morirono. Lui riuscì invece a sopravvivere. E quando pubblicò il resoconto della spedizione, lo fece facendola passare per un'impresa di grande successo. Egli scrisse infatti: «La spedizione si è dovuta interrompere in questo punto. La riprenderò in futuro. I risultati sono stati interamente soddisfacenti. Ciò mi induce a credere che né la neve né le montagne sono un ostacolo al passaggio della ferrovia». Egli seppe sfruttare al meglio la fama che si era procurato come esploratore. Divenne senatore e fu altresì il primo candidato repubblicano alla presidenza. Fu inoltre uno dei pochi fortunati a trovare l'oro in California. Ma verso la fine della sua vita dovette subire l'onta della corte marziale militare e la perdita di tutta la sua fortuna. Morì nel 1890 in una pensione di New York senza un soldo. Uno dei suoi ultimi lasciti fu il nome che assegnò all'imboccatura della baia di San Francisco. Fremont la chiamò il Golden Gate. Erano ormai passati 6 decenni da quando il presidente Thomas Jefferson aveva inviato i capitani Meriwether Lewis e William Clark alla scoperta del West. Da allora, anno dopo anno, gli esploratori avevano contribuito a svelare i segreti di questo immenso territorio. Ma erano rimaste ancora inesplorate delle aree particolarmente impervie. Tra queste, il Grand Canyon, una bellezza naturale al di là di ogni immaginazione umana. L'esistenza del canyon era conosciuta da tempo. Probabilmente i primi bianchi ad ammirarne l'immensa grandiosità furono gli spagnoli nel 1604, ma nessun uomo prima di allora era riuscito a percorrerlo in tutta la sua lunghezza. Coloro che avevano provato a discendere il Colorado erano rimasti intrappolati nelle acque turbolente del fiume. Il primo a riuscire in questa straordinaria ed eroica impresa fu John Wesley Powell. Esperto naturalista e biologo, Powell fu anche un grande soldato, un esploratore di successo, un avventuroso e intrepido ricercatore. La sua più grande passione fu quella di svelare i misteri e il Grand Canyon rappresentava senza dubbio la sfida più audace. Powell aveva perso il braccio destro durante la guerra civile, combattendo per i nordisti nella battaglia di Shiloh. Ciò però non gli impedì di avventurarsi alla scoperta di quello che lui chiamava il grande ignoto.
Il suo obiettivo era discendere l'intero Colorado dal Green River nel Wyoming fino al Virgin River nel Nevada, oltre 150 miglia mai percorse prima di allora. Con barche in quercia, costruite a sue spese, Powell e il suo gruppo di 9 uomini iniziò la discesa il 24 maggio del 1869. Come disse in seguito un membro della spedizione, da quel momento il pericolo sarebbe stato la loro vita. L'impresa sarebbe durata 3 mesi e li avrebbe condotti alla scoperta del più grandioso e profondo canyon del mondo. Dopo solo 2 settimane di viaggio avvenne il disastro. Le rapide divennero più impetuose e gli uomini di Powell non riuscirono più a manovrare una delle imbarcazioni che si infranse sulle rocce. Gli uomini riuscirono a salvarsi, ma le perdite furono ingenti. Nel giro di pochi secondi avevano perso un'imbarcazione e un terzo del cibo e dei vettovagliamenti. E il peggio doveva ancora venire. Un sentimento di scoraggiamento cominciò a serpeggiare tra gli uomini. Molti proposero di abbandonare la discesa sul fiume e di risalire le pareti del canyon. Powell, nonostante le lamentele degli uomini, era deciso a proseguire. Con queste parole annunciò al gruppo la sua decisione. «Ho passato notti insonni chiedendomi se fosse giusto proseguire la discesa. Ero quasi arrivato alla conclusione di rinunciarvi, ma per anni ho sognato di compiere questa impresa. Abbandonarla ora, incompiuta, è per me inammissibile». Le rapide, però, diventarono sempre più impetuose. Un senso di scoraggiamento si impadronì del gruppo. 3 uomini non ressero alla tensione e decisero di abbandonare la spedizione, preferendo affrontare le pareti scoscese del canyon piuttosto che le rapide del Colorado. Powell e i suoi uomini continuarono invece la perigliosa discesa del fiume. Per ironia della sorte, poco dopo la defezione dei 3 ammutinati, il fiume diventò più calmo e navigabile. Ormai il peggio era passato. Powell stava per realizzare il sogno della sua vita. Gran parte di questo ultimo tratto di percorso fu dedicato a raccogliere preziose informazioni scientifiche e annotazioni che avrebbero contribuito a svelare i segreti del Grand Canyon. Il 30 agosto 1869, Powell e i suoi uomini completarono la traversata divenendo eroi nazionali. Si seppe in seguito che i 3 ammutinati si erano imbattuti in un gruppo di indiani ed erano stati uccisi. L'esplorazione del Grand Canyon segnò la fine di un'era. Ormai il West non rappresentava più una terra misteriosa e selvaggia. Grazie al coraggio e alla perseveranza di questi mountain men, oltre 5 milioni di chilometri quadrati erano stati percorsi ed esplorati, spesso a prezzo della vita. Ma alla fine il sogno di una nazione si era avverato. Gli Stati Uniti erano diventati un unico grande paese che si estendeva dall'Atlantico al Pacifico.